dispiace. Non ti credo. Ricordi quel vecchio pescatore che ho sentito? Non mi vede in una di queste case. Non cambiare discorso. Yuna, che ci fa lui qui? Gli avevo detto di non venire. Volevo aiutarvi, Lord Sakai. Restando a Yarikawa, sarei stato inutile. Meglio inutile che morto. Cerchiamo soldati dispersi. Non sei preparato. Posso imparare. E non vi intralcerò. Bene. Sta attento e ascolta tua sorella. Sì, mio signore. Tracce degli arcieri? La gente del posto li ha visti qui, ma noi no. Cerchiamo in giro. Qualcuno li ha uccisi. No, no. Ferite di frecce. Dove sono finite? Recuperate per riutilizzarle. Segno di un abile arciere. Tracce. Sono tre o quattro. Dove sono andati? Scopriamolo. Venivamo qui a caccia di grilli. Ogni settimana. E intrecciavamo minuscole gabbie di bambù. Ricordi perché venivamo qui a caccia di grilli? No. Per portarti via da nostra madre, quando si arrabbiava e voleva prendersela con qualcuno. I grilli ti distraevano. Le tracce portano a questa casa. Ci vedeva un samurai. Riuscì a battere quel lottatore di sumo in Taka! Mi spiace. Devi fare più attenzione. Controlliamo la casa. Cerco qui fuori. Delle stuoie. Dormivano qui. Almeno l'orso non li ha divorati. L'orso si è mangiato quasi tutto. Forse è per questo che sono vivo. Non era affamato. Punte, corde e pelli per preparare la colla. Forse gli arcieri erano qui. Jin! Taka! Ho trovato qualcosa! La legna è ancora calda. Gli arcieri erano nella casa. Devono essere vicini. Hanno rubato i barili di esplosivi mongoli. Iniziano a piacermi. Delle tracce. Eccoli lì. Stanno raggiungendo quel crinale. Restano bassi per un motivo. Tenete giù la testa e non alzate la voce. Un samurai! Vivo! Venite qui! Siete gli arcieri di Yarikawa? I pochi rimasti. I mongoli ci hanno scoperto a saccheggiare un campo. Noi siamo riusciti a fuggire. Dove sono gli altri? Catturati. Le tracce portano qui. Vi aiutiamo a liberarli. Ah, sembrate sapere il fatto vostro. Mi chiamo Daikoku. Jin Sakai. Sakai, eh? Basta che non siate uno Shimura.
Diamo un'occhiata al campo. Carovana con prigionieri. I mongoli si preparano a partire. Sono diretti a un presidio nella città vecchia. Dobbiamo colpire ora, prima che partano. Ecco gli arcieri. Stanno tutti bene. Prima li liberiamo, meglio è. Inutile essere avventati. Sappiamo dove vanno. Possiamo tendergli un'imboscata sul tragitto. È un terreno difficile per un'imboscata. La città vecchia, invece? Ci sono dei tetti ai lati della strada. Possiamo anche usare gli esplosivi rubati. Buona idea. Mi piace il tuo modo di pensare. Bene. Partiamo prima dei mongoli. I mongoli sono diretti da questa parte. Taka, entra in una di quelle case. No, voglio restare. Anch'io posso combattere. Jin, diglielo tu. Taka sa decidere da solo. Allora baderai tu a lui. Hai paura? No. Ma che? Solo un po'. Yuna non ha mai paura. Suppongo siete così anche voi. La paura ci rende più forti e tenaci. Me lo insegnò mio padre. Non conobbi mai il mio. La paura mi paralizza e non mi fa pensare. Significa che devi allenarti. Yuna ha corso molti pericoli e ha fatto più esperienze di te. Sarei morto senza di lei. Anch'io. Eccoli lì. Colpirò i barili non appena i mongoli saranno vicini. Lord Sakai, non sono pronto. Puoi farcela, Taka. Fa della paura la tua arma. Sì, mio signore. Ora, mio signore. Non ancora. Sono abbastanza vicini ora, vero? Senza pietà! Se proprio vuoi, combattiamo! Annientali! Daikoku, riporta i tuoi uomini alla fortezza di Yarikawa. Subito. So che siete un Sakai, ma non avevate detto di essere lo spettro. Ci aiuterete a spezzare l'assedio? Se Ujimasa lo permette. Me ne assicurerò. Le vicerie erano veritiere. Mai visto nessuno lottare così. Taka, va con Daikoku. Devo parlare con Jin. Ci vediamo a casa. Ce l'abbiamo fatta! Taka poteva morire, Jin. L'ho visto cadere. Sta bene. È stato molto bravo. Non dovevo lasciarlo combattere. Yuna, so che vuoi proteggerlo, ma così lo stai frenando. Non è un guerriero. Potrebbe diventarlo. Non conosci mio fratello come me. Non potrai sempre difenderlo. So io cos'è bene per Taka. Tu pensa alla tua famiglia. Torno indietro. C'è un assedio a cui porre fine. Ci vediamo lì.